Salvatore, buonasera. Ciao Luigi. Allora, Salvatore, tante email, tanti video che hai fatto e tanti trattati, testimonianze, cose. La gente non capisce quali sono le difficoltà per affrontare un digiuno da soli e a casa. Quali spese ci sono da affrontare? E tu perché, diciamo, scoraggi la gente a volerlo fare da soli? Anche perché bisogna avere certe conoscenze, certe esperienze. Cosa ci vuoi dire a riguardo? E cosa vuoi consigliare agli utenti che vogliono intraprendere tale strada? La cosa non è né difficile né facile, è in base alla caratteristica personale. Ci sono persone che dopo anni di sofferenze, di dolore e di tanti altri problemi dovuti ai medici e alle medicine, sono stufi, non ce la fanno più. E allora, vedendo che c'è un'alternativa, si ci dedicano veramente, guardando tutti i video, e una volta che ciò accade, loro si trasformano. Trasformarsi significa cominciare a prendere consapevolezza che prima non avevano. E allora capiscono che l'unica via, l'unica soluzione è quella per il momento per loro. E dal momento che ottengono risultati subito, perché se ottengono subito risultati, loro continuano nella gioia di questa loro conquista nuova e arrivano a curare il loro corpo fisico. Ma se vedono veramente tutti i video, capiscono che noi non siamo fatti solo di soma, ma di psiche, di anima e di spirito, di cui io ne parlo tanto nei miei trattati e nei miei video. Quindi se loro invece di guardare, cominciano a vedere nel profondo questa informazione, loro possono raggiungere, dal momento che sono uguali a tutti gli altri esseri viventi, che sono Dio su questa terra, possono innescare un processo di evoluzione interiore e raggiungere livelli che altri non possono raggiungere o non vogliono raggiungere perché sono pavidi. L'attimo in cui si mettono a fare un digiuno semplice, mamma mia, 3 giorni senza bere acqua significa morire. Mamma mia, dopo un giorno io avevo mal di testa, ho smesso. Mamma mia, ne ho fatto 10 giorni, stavo morendo. C'è gente che ne fa 70, come Vincenzo, che ha messo un'email su Facebook e ha una forza più grande di prima. E ha risolto tutti i suoi problemi e sta risolvendo quello dell'occhio, di quella nebbia che aveva nell'occhio. Poi farò un video di fuoco. E come tutti gli altri che hanno raggiunto certi livelli, c'è gente di qualche anno fa che ha fatto più di 120 giorni di digiuno. Per esempio, Katia Cinque Mani ne ha fatto 40 da me e altri 80 a casa sua, 120, e adesso sta rifacendo di nuovo. Quella ha trovato la gioia di vivere, ha trovato l'aiuto degli angeli che tutti gli esseri luminosi l'aiutano a trovare, diciamo così, il lavoro che già gliel'hanno fatto trovare, sono felice e l'aiutano durante il cammino verso questa dimensione nuova dello spirito che stanno intraprendendo. E infatti lei ha detto che non vuole bambini, se non è pulita al 100%, il bambino nasce vegano davvero, da famiglia vegana. Queste persone hanno cambiato programma della loro vita, gli altri non cambiano. Gli altri, dopo aver raggiunto un certo livello, che hanno tolto la goccia che traboccava dal loro vaso, credono di essere guarite
e si tornano di nuovo a mangiare le strutture di prima, non cambiano programma e si ammalano peggio di prima perché poi sono pulite. Ma riguardo invece al digiuno terapeutico di 40 giorni di cui ne abbiamo parlato nel video, ciò che succede e ciò che avviene dopo, e queste persone non sono in grado di affrontarle a casa e vi spiego il motivo. Prima, per poter fare una cosa del genere ci vuole un contesto, ci vuole essere fuori dal contesto familiare, non avere nessun familiare vicino che è peggior nemico di quanto possa essere. Vedi, mio fratello e tutti i miei familiari quando mi hanno massacrato volevano farmi portare a Palermo, Palermo mi avrebbero ucciso. Mi hanno portato a casa morto e sono resuscitato. E allora a cosa valeva essere portato a Palermo? Se le persone che erano vicino a me non avessero insistito, io stesso fuori dal corpo non avessi insistito. E ci sono tante cose che bisogna prevedere. Quindi, fuori dal contesto familiare, fuori dal contesto sociale, non farsi avvicinare da nessuno. Quando io ho curato la signora Luisa, mamma di Carlo Andreoli, io ho proibito ai figli, ai parenti, alle sorelle e a tutti quanti di entrare a casa sua. Chi la stava assistendo era la figlia naturale e la nipote, perché gli facevano le applicazioni. E poi lei per telefono parlava con me continuamente. Ed è guarita, cioè si è trovata al di fuori, non vedeva telegiornale, non vedeva TV di qualsiasi tipo, metteva solo le cassette di Totò, di Charlie Chaplin e di qualche altro e poi ne parlavamo per telefono e si faceva le migliori risate. Lei è guarita attraverso il sorriso, la gioia di vivere. Beh, poi ci sono altre cose più importanti, oltre a quello fuori dal contesto sociale. Vedi che le persone che fanno digiuno da sole non riescono a stare a casa, devono uscire, devono andare ogni dove, devono parlare, devono comunicare. Anche quando sono insieme agli altri, nel nostro gruppo parlano e comunicano, cioè è sbagliato. Io ho lasciato ai miei figli, gioia della mia vita, la casa che avevo finito, la moglie e tutto quanto, e mi sono isolato per morire. E non comunicavo e non parlavo con nessuno, al punto tale che la mia voce non usciva dalla zona delle corde vocali. Ma io mi ero interconnesso col divino e sono guarito. In questo modo era tutto il giorno il chiodo fisso del Cristo, della Madonna, degli angeli, delle forze spirituali, degli angeli della terra, dell'aria, dell'acqua, del fuoco. Io parlavo e comunicavo con la natura. Sentivo il brusio degli animali, cominciavo ad avere percezione di cose che gli altri neanche se lo sognano. Mi ero interconnesso. In questo modo si raggiungono i livelli grandissimi. E sono vivo, non sono morto. Che ne possono dire gli altri? Non sono cose che riguardano me. Perché non l'hanno fatto quello che ho fatto io. E neanche hanno fatto tutti i 45 anni di quello che ho fatto io. Quindi possono sfottere, possono dire, possono fare quello che vogliono. Ma ritorniamo a noi, al nostro digiuno. Quindi una persona che si accinge a volerlo fare a casa da sola, che non è in grado di poterlo sostenere, questo va incontro a rischi gravissimi, perché l'attimo in cui una sera, per esempio, c'è una riacutizzazione di un male che era stato cronicizzato da medicina o da altre cose, e sfocia molto duro, con dolore, con sofferenza, questa va subito all'ospedale. Lì ti fanno il cortisone e ti ammazzano. È successo altre volte. Ti ammazzano deliberatamente perché tu sei pulito dentro. Non dobbiamo dimenticare che per un semplice febbricola, una semplice febbricola o un raffreddore che sia, il medico ti dice di prendere l'antibiotico a pancia piena. Non a pancia vuota, perché quella medicina
ti brucierebbe la flora batterica e tutti gli organi, va nel sangue, il sangue va nei neuroni, negli occhi, nel fegato, nella milza, va nel cuore, da tutte le parti. E questo che non vogliamo capire, non c'è una medicina che va solo dove deve andare, attraverso il sangue va da tutte le parti. E allora sono guai. Ma non è solo questo il problema, il fatto che non c'è nessuno che possa aiutarlo. Qua da noi la cosa è diversa, si è seguite, anche se io sto qua, le informazioni mi arrivano, o le persone possono venire qui a parlare con me, ma ci sono 10 metri di differenza tra la struttura della mia casa. E poi ci sono altre cose, nel senso che più grave il fattore psichico. Vedi, esistono gli ospedali ed è giusto che esistano, non sono contro gli ospedali, perché una persona che sta male trova una struttura fatta dallo Stato degna di essere chiamata struttura, specialmente adesso con il nuovo ospedale. Le persone stanno a letto tranquille, serene, e vengono accudite da infermieri professionali. Il medico passa, chiede all'assistente medico com'è, come non è, vede la cartella clinica e se ne va, neanche ti sta vicino. Io sto vicino a quelli che sono qua. Io faccio dei seminari, parlo di loro, parlo di tante cose, tra le quali di ritrovare la loro autostima, la loro spietatezza amorevole. Parlo che devono trasformarsi e devono conoscere che non sono soltanto soma, ma sono pure psiche, e con la psicosomatica, mente sana in corpo sano, ma sono pure anima e spirito. E loro, se vogliono vivere, cambiare programma, devono imparare che cos'è il corpo, l'anima e lo spirito. Nessuno lo sa. Non ne ha parlato nessuno, né Erete, né quello né quell'altro, anche se Erete era una bravissima persona, ma curava solo il corpo fisico, il soma. È come se tu curi la tua macchina, la allisci, la pulisci, gli dai l'olio giusto e tutto quanto, ma è sempre un mezzo meccanico. Il tuo scafandro, quando vai sott'acqua, lo pulisci, lo fai, ma è sempre uno scafandro. Ora noi siamo nel pneuma terra, è uno scafandro. E se noi puliamo solo questo, la nostra anima muore. La nostra psiche viene debilitata se non è nutrita bene con l'energia vitale. E allora, per poter fare questo, andiamo sul pratico. C'è bisogno di tutto quello che loro prendono qua gratuitamente, a casa lo pagano. Il fieno greco costa 40 euro in erboristeria, la coda cavallina 40 euro. E se ne prende, qua ne prendono a pendolone pieni di queste cose. Ma non sono solo queste, ci sono antibiotici che costano, ci sono unguente per la psoriasi e vengono subito guarite di psoriasi. E loro possono parlare, quelli che vengono qua. Ma gli unguenti li faccio io, non li fanno le multinazionali, sono unguenti miei naturali, che curano le fistole anale, che curano la gangrena, che curano la qualsiasi cosa. E queste sono prove tangibili che io posso portare come documentazione. A casa non ci sono. Poi io qua loro prendono tutto quanto ne hanno bisogno per una dose massiccia di vitamine, dipende che tipo di problematica hanno e quello che devono curare. Ogni cosa o si fa uguale per tutto, si fa per persona, per quello che loro hanno. Ma non solo questo, dovrebbero avere a casa, per poter fare quello di cui io parlo, tutti quegli infusi, quelle tisane, quei brodi e tutte le cose, dovrebbero farlo loro. Lavorare, invece di curarsi, di distendersi, di meditare, di pregare e di interagire col loro sistema immunitario, dovrebbero soffrire le tensioni di tutto quello che c'è da fare. Beh, in tutto quello che c'è da fare c'è pure il fatto che hanno bisogno, se si tratta di dover avere problemi alla prostata, di avere problemi a qualche parte, allo stomaco, al fegato, alla milza, altre cose, di tonnellate d'argilla. Che in erboristeria, se tu dovresti spendere quanto
argilla diamo noi agli ammalati, tu dovresti lavorare per 4-5 anni per una terapia soltanto, perché te la vendono a fior di quattrini. Ci vuole lo spazio per tenerla, per lavorarla. Esattamente. Dice... Ma più che altro che non è l'argilla buona per poter fare le applicazioni. Perché un chilo dell'argilla, quando tu gli metti l'acqua, diventa 100 grammi. Con 100 grammi gli dai una sputacchiata, proprio puh, gli sputi e diventa niente. Non sono queste, noi mettiamo a quintale, a tonnellate, durante il periodo di depurazione con l'argilla per curare ematomi, piaghe e tante altre cose. Dovunque si mette argilla, anche sulla testa. La testa era rapata zero per i neuroni, per togliere intossicazioni dei veleni che hanno ingerito attraverso il sangue. C'è tutto un altro sistema, quindi devono avere un assistente, la devono pagare. E un assistente, quando mia sorella era stata all'ospedale, che l'avevamo portato, si prendeva circa quasi 300 euro per fargli la nottata sola, dormire vicino a mia sorella. 300 euro per dormire insieme a mia sorella, che ne poteva pure fare a meno, perché se si svegliava la doveva già tenere, perché gli infermieri la notte devono pure dormire loro, non vogliono aver rotto le palle dagli ammalati, e quindi devono avere il supplente. Ma stiamo scherzando? Quindi se l'ammalato a casa vuole stare tranquillo deve avere un assistente. E un assistente del Bangladesh costa, un assistente rumena costa, e poi evitiamo i rumeni perché c'è un discorso tutto a parte con quella gente che un giorno io farò. Evitiamo tutte queste cose e poi tutto quello che è necessario e più che altro le tensioni nervose è il fatto che loro cercano il contatto con altre persone. Escono fuori, se ne vanno in mezzo all'ossido di carbonio delle macchine, all'atmosfera che è tutta piena di sporcizie, a pipò 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 delle macchine, a tutto il casino che c'è. Qualcuno che era venuta da me, qualche donna, specialmente una che è venuta dal Brasile, è come il film che era Ichigo, che il ragazzo è venuto dal Brasile o qualcosa del genere. E questa donna, appena era arrivata qua, mi ha chiesto: Salvatore, un tassì perché io voglio andare in giro a vedere Marsala, quella e quell'altra. Sì, io te lo chiamo il tassì per rimetterti nell'aereo e andartene a fare in culo. Ma che? Arrivi qua e tu già vuoi girare dentro, fuori, di qua, di là. Tu di qua non esci se vuoi essere curata. Altrimenti te ne vai da dove sei venuta. C'è la testa che ci hanno, se l'hanno proprio venendo da me, nella mia struttura, che non si esce, figuriamoci quando sono a casa. Poi non riescono, e la colpa è mia, la colpa è del Bayon, la colpa è della medicina naturale, e non della loro testa fradicia e piena di segatura che ci hanno. Questo è il motivo per cui io dico: non metteteveci, o altrimenti prima di poter fare qualcosa del genere cercate di vedere tutti i miei video, cercate di capire le cose di cui parlo, cercate di farle vostre. Sono come ipotesi di lavoro. Se voi mettete in atto questa ipotesi di lavoro che io vi do come informazione, voi vi guarirete come tutti quelli che si sono guariti da sola. Da sole. Per esempio, Claudio Sala, e lui lo dice nel suo video, era in contatto con me giornalmente ed è guarito. E Marino Pianobarre, epatite C, il medico gli aveva detto con la documentazione che non era possibile guarire perché la medicina non cura queste cose. Lui è guarito ed era in contatto con me e tanti altri lo sono stati. Adesso io non ho contatto più nessuno, qualcuno di cui si tratta di bambino, di altre cose,
ma non intendo più seguire le persone per telefono, perché la mia vita non era più vita. Io non posso spendere la mia vita dentro a persone stupide che mi fanno 100 domande ogni giorno. Tu lo hai visto, Luigi, che tu gli spieghi per email una cosa e loro ti mandano 10 email che vogliono sapere la stessa cosa, perché non hanno capito. È da uscire pazzi. Quindi quando io mi comporto male e dico vai a fangolante e non rompere più le palle, loro si lamentano. È il minimo che posso fare. Io non sono il medico della mutua, non sono pagato dalla mutua e nessuno può dire e può documentare che io ho preso soldi da loro. E questo è il problema. Adesso c'è una struttura e quello che loro non fanno, non spendono a casa, lo devono spendere qua. Ma quello che spendono a casa è 3 volte superiore a quello che spendono qua. E non sono assistite da nessuno. Perché se chiedono un assistente poi si perde la qualsiasi cosa. Ma non valutano la cosa più importante. Quando una persona viene qua con dei problemi e se ne va guarita, non è che mi lascia soldi. Non è che mi ringrazia per dire ti ringrazio per aver acquistato la vita. Quanto vale la tua vita? Quanto vale la vita delle persone che ho curato di trombosi, di herpes simplex, che non potevano più fare sesso, o di herpes zoster, o di qualsiasi cancro, tumore, leucemie, flebite, trombosi, cecità e tutte le altre cose. E leucemia, come quelli che erano da Mantelle. Quanto mi hanno dato i genitori? Per la guarigione dei loro figli, totale, che sono ancora vive e hanno figli meravigliosi. Nisba, nessuna lira. Non l'ho mai presa, perché non me l'hanno mai data? Perché dentro di me io non le ho mai richieste. E loro sapevano che io mi sarei offeso se mi avrebbero chiesto quanto mi dovevano dare. Ora vengono 4 stronzi di merda, non so, o sono froci o sono preti, spretati o pedofili, e rompono le palle a Salvatore. Con quale diritto? Con quale diritto mi offendono? Perché io non dovrei offendere loro, se loro offendono me. Non mi conoscono, non sanno chi sono, non sanno cosa ho fatto io in tutti questi anni, e hanno la faccia di merda che neanche la vogliono mettere a prospetto di dire tutte quelle parolacce nei miei confronti. Scusa, io devo accettare le vostre parolacce, non devo ripetere quello che dicevo a Mosè. Occhio per occhio, dente per dente. Opera di disinformatori, debunkers, gente che, agenti che lavorano su internet. Esattamente. Perché chi fa bene muore ammazzato. Capisci come hanno fatto con me? Tutti gli altri che prendono soldi, tutti gli altri che si fanno pagare fior di quattrine, queste sono tranquille. Nessuno le disturba. Nessuno dice niente. A Marsala, un giovane che ha fatto delle lasce, che aveva dei problemi, penso al colon o altre parti del corpo, è andato da Veronese. Non l'ha fatto neanche entrare nel suo studio, e all'impiede davanti alla porta dello studio ha guardato quelle lasce un minuto, l'ha guardata e ha detto no, tranquillo, non c'è niente, puoi andare. Quello gli ha detto grazie professore. Dice no, passa dall'infermiera, sono 400 euro solo per guardare la lascia. E sono tutti contenti e tutti pagano. E nessuno gli dice ma che cazzo stai facendo, stronzo? Tu che hai la fabbrica di anticrittocamici e di giorno uccide le persone, uccide gli animali, uccide le piante e poi vuoi curarle. Nessuno parla male di loro, che è con partecipazione all'ENI. Compartecipa, perché è diventato vegetariano per me, attraverso la signora Claudia Andreoli, lei può documentarlo, può parlarne. Non parlano contro di loro. Non parlano contro i medici che li uccidono, li massacrano con la chemio e tutte le altre porcherie che gli danno. È normale, parlano con me che io non do veleno e che curo veramente le persone. Sì, sono andato molte volte negli ospedali, non perché sono stato malato, perché mi hanno massacrato. E poi mi hanno portato nella sala medicina, e quelli che si fanno chiamare prof mi hanno distrutto la vita
con enorme dose di medicine, che io, dopo uscito dall'ospedale, quasi morto, ho dovuto fare 2 mesi di digiuno terapeutico per potermi togliere tutti quei veleni e tutte quelle assassinate che mi hanno creato loro. Non posso denunciarle, perché non ho i soldi per denunciarle, per fare una causa a questa gente, perché tra loro stesse si aiutano. Loro sono gli 007 che hanno licenza di uccidere. T'ammazzano chiunque e non vanno in galera. Se qualche sonzo non riesce a fare la terapia che dico io e dice è stato salvatore, a me mi mettono dentro e buttano la chiave. Ciò non succede perché non è mai successo. Loro dicono sono morti. Chi sono morti? Figli di puttana. Venite qua, ditemelo, dimostratelo chi siete e poi andiamo in tribunale se volete. A dire le cose come volete voi, poi vediamo chi ne esce fuori, o io o voi. Io ho curato per persone del tribunale, come si chiamano, magistrati, c'erano magistrati, c'erano altre agenti del tribunale che meditava con me, c'erano agenti di pubblica sicurezza, dalla Digos, carabinieri che venivano lì e non mi hanno mai creato problemi, perché conoscono Salvatore Paladino fin da bambino che facevo opere di beneficenza. Addirittura il commissario di pubblica sicurezza di Marsala mi dava il nulla osta per andare a chiedere l'elemosina per le strade, affinché io potesse aiutare bambini o altri per mandarli a Houston o nel Texas, prima che io mi mettessi a fare medicina naturale, facevo queste cose, oppure a Berna per gli occhi che erano ciechi. Arrivava il telegramma, l'operazione è riuscita, ma il paziente non è guarito. Da Houston l'operazione è riuscita, ma il paziente è morto. Oh figli di puttana, allora che faccio io? Chiedo l'elemosina e voi vi fottete soldi e non fate quello che devo fare? Allora ho cominciato a farlo io. E con niente, con un po' di acqua fresca, e questo lo posso dimostrare io e nessuno me lo può negare, perché la medicina stessa mi ha dichiarato nel 2000 morto clinicamente e sono resuscitato. E, 3 anni fa che mi hanno, sono entrati e mi hanno massacrato, mi hanno dichiarato morto clinicamente con 2 tacche, sia in un ospedale di Marsala sia con quello di Trapani. E mi volevano portare a Palermo per aprirmi la testa che già era aperta, con 3 ematomi. Cioè io sono stato portato a casa e tutto si è chiuso da se stesso, non ci sono più neanche le cicatrici. Perché? Perché noi abbiamo un sistema immunologico, un sistema strutturale interno che quando si è a digiuno totale pure il sangue è rigenerato, che loro non mi hanno fatto né trasfusione né antibiotici, mi hanno dato per tutto il massacro che avevo, le coltellate che mi avevano dato, la trachea che mi avevano tagliato, gli occhi che mi avevano pestato e non ci vedevo più. Ora ci vedo meglio di prima. Quale ottico, quale dottore luminare degli occhi può fare quello che ho fatto io? Ma non l'ho fatto io, l'ha fatto la Gilla. Questa è la bellezza. Quindi chiudiamola lì e cercate di non rompere più l'anima a Salvatore Paladino. E soprattutto chi vuole farlo da solo si vedesse bene i video ed evitasse di fare inutili domande e di mandare inutili email. A far perdere tempo a me. Io, loro non hanno il diritto di essere aiutati da me e io non ho il dovere di aiutarli. Io non percepisco niente da nessuno, lo faccio per amore. E io posso accettare o rifiutare chi voglio perché non sono pagato. Questo ancora non l'hanno capito. Io vi mando tutto a fare in culo se non voglio. O vi accetto con amorevole aiuto se voglio. Quindi tutto sta a voi.